Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo in un vlog, cioè la faccia strana. Mi sono svegliata adesso. e niente. Mi sono sistemata, fatta una doccina. Ho sistemato i capelli facendomi una mezza coda oggi perché. Mi sono fatta una mezza coda perché. Sì, è un po' sciocquarella sta cosa, ma proprio. Fatta una mezza coda perché coda intera, la sento come la sistema, che coda intera non mi andava, perché siccome mi devo lavare i capelli domani, che in realtà non sono neanche chissà quanto sporchi oggi i capelli, però sono strani, quindi quando sono strani non mi piacciono. Non capisco assolutamente. E poi potrei farmi anche benissimo un bonbon. Sono altre elastificato. Comunque, andiamo in un vlog. Voi dovete sapere che non faccio tantissimi vlog perché alla fin fine non faccio chissà che cosa. Io sto facendo un fatto malissimo. Io non faccio chissà quanto alla fine. Cioè, di interessante perché faccio le stesse cose. Fa casa, pulisco, lavoro. Che lavoro a casa, faccio dei lavori fatti a casa col computer. E quindi non ne faccio chissà quanto di vlog perché dico che gli registro sempre le stesse cose. Comunque non mi esce. Ragazzi, non mi esce, risolviamo questa cosa per favore. Cioè, non è che non faccio cose, faccio le stesse cose. Cioè, mi alzo, mi faccio i letti, pulisco la casa. Scendo giù, inizio a lavorare col computer, vedo cosa fare per il pranzo e basta. Questo è, poi qualche volta se mi girai o vado a casa di una mia amica o vado a casa di mia sorella, il tanto di passare il tempo in un modo, secondo me dopo ce la mi racconto, ok, non so come più, il tanto di fare qualcosa di diverso, dove tengo la mia crimina, il tanto di fare qualcosa di diverso, capito? Comunque devo solo farvi video sulle stesse cose. Comunque vi consiglio questa crema. Questa della Clinians. È ideale anche per fare le basi trucco ed è perfetta per chi ha pelli miste, grasse. Perché non unge assolutamente. Che poi io in teoria ce l'ho sul normale ultimamente. Non ce l'ho neanche grassa ed è buona. Ho pagato 5 euro. No, ce l'ho da mesi ormai, non finisce più. Quindi giusto. Ho fatto un nuovo ordine su Amazon. Ho ordinato dei pennelli. E sembra che ogni volta mi rimbambisco con i pennelli perché non mi bastano. Devo sapere, mettete a pulire. Mi vedete pulendo i pennelli. Le salviette, il tanto di essere usabile per un altro colore, ma questa cosa deve finire. Oh, Cadillac, smettere la crema. E quindi niente. Mi metto un po' di così perché c'ho i trucchi davanti. Siete appoggiati sul cassettone dei fondotinta e delle creme. Vado a mettermi il mio roll-on per le occhiaie e basta. Cioè, questo lo mettete, tac, questo della Garnier lo lasciate lì e poi si inserisce. Comunque, quindi, poi come cosa oggi dovrei andare a casa di mia sorella, a casa di Federico, in pratica. Andare a casa di Federico per perché lei arriva al divano nuovo. Mia sorella ha detto, io le ho detto no, domani vengo perché voglio vederlo. E lei ha detto, no, tu a prescindere devi venire perché mi devi aiutare a montare il divano. Ora, io come cosa vorrei registrare, io visto che sono una pazza isterica a fare queste cose, vorrei tipo farvi vedere come le aiuto, perché inizierò a sclerare con i miei nipoti un casino, quindi ci sarà anche da ridere. E però che devo vedere che, cioè, uno, lei non si deve accorgere che sto registrando, ma molto improbabile. E due, se riprendo lei, se ci sono pezzettini dove si vede mia sorella, devo tipo tagliarli. Perché no, fammi vedere. E un po' rompipalle. Ve lo fa vedere il mio pigiamino.
bellissimo, volete vederla? Se lo faccio vedere. È bellissimo, ha tante ciambelle, tantissime. Si ripoggia dove eravate prima. Ha tante ciambelline. Vedete quello che si usano ultimamente. E questa qua, questa è la maglietta. E questa è la maglietta. È arrivata tipo sopra l'ombelico, quindi è un crop top in pratica. E poi ci sono i pantaloni. Sì, così. Tutti pieni di ciambelle e cappe ovunque. Bellissimo. L'ho comprato su Shein per 9 euro. 10 euro. Io sono una vita comprando su Shein. È tipo Zaful. Non so se conoscete Zaful, ma sono praticamente identici. E niente. Io ora vado giù, faccio colazione. Se ci riesco, perché ogni volta dico mi alzo prima così faccio colazione con calma e non si fanno le 11 per fare colazione. Io mi alzo per pulire tutto e si fanno sempre le 11, quindi non va bene questa cosa. Comunque, essendo che sono tipo le 9:30, 10:15, c'ho tempo. Sì, lì sono. Oh ciao, buongiorno, c'è lo specchio dietro. Basta. Sono abbastanza strana vista quel video. Che poi mia mamma ha fatto la lavatrice e mi ha macchiato la maglia. Io ho fatto cambio maglia, raga, perché sapere che avevo una maglia tutta, cioè era macchiata di, magari ha preso quella un'altra maglietta, capito? E quindi ho cambiato maglietta, ho messo questa. Sono a casa di mia sorella, ma il divano non è ancora arrivato. Qua c'è mia nipote che mi dà il caffè gentilmente offerto da Nespresso. No, non è, c'è il zucchero. Con tanto di tanto di bustina. Io non lo voglio alla canna. È il zucchero. Di canna. È buono. Dici tu, va bene. Allora, siamo qui riuniti. Lei ve la beccata nel prossimo video dove devo fare il video assaggi. Oltre che capelli di schifo. Oltre che Federico vi trovate anche lì. Molto probabile. Ok. Molto probabile. Ovviamente non vi ho registrato il pezzo dove stavamo. Poi qua, guarda, vi ho lasciato questi spezzettoni perché è stata solo quelli sono riuscita a registrare. Mi trovate con una maglia diversa perché mi sono dovuta rilavare perché non avete idea di quanto abbiamo sudato. E niente. Ora sono a casa, fra un po' si cena. Ah, a pranzo ho mangiato un po' di maialetto. Così, un po' di carne, insomma. Ho molta fame. Merenda. Non ho fatto merenda. Perché la cosa è stata, aspetto che, siccome mia mamma la macchina non fa uscire a piedi qua perché è tutto salita discesa, ho detto con la scusa che deve tornare lì, me li faccio portare. Sì, la mia mammina cara è andata a casa di mia sorella ad aiutare a montare il divano. Io ero a casa tranquilla ad aspettare. Tutto tanto adesso arriva. Non è arrivata. Un solo sigillo di fuoco. E quindi niente. Ho fatto un soggiornino bellissimo. Mi sento molto geometra in questo momento. Anche se ogni tanto si oscura. Anche se la verità a me mi è sempre piaciuto fare queste cose. Sempre. E alla fine avevo ragione. Comunque sono tipo troppo casata perché vi avevo detto nelle mie storie di Instagram, se non mi seguite su Instagram mi lascio il nome qua, o se non nell'info box, o ve lo lascio in entrambi i posti. Sono troppo casata perché praticamente mi è arrivato il messaggino di Amazon che sono stati spediti i miei pennelli e non vedo l'ora che mi arrivino per farvi rivedere. Non vedo l'ora di usarli, di testarli insieme a voi, anche fare un mini unboxing, perché a quanto ho capito vengono confezionati singolarmente. Poi vediamo un po', insomma. Così ve le recensisco, credo, vabbè, in italiano a parte. Se sono buoni, se durante l'unboxing vedo che mi piacciono, vi lascio il link per prenderli, o se no ve lo lascio comunque perché magari a me non piacciono, a voi sì. Quindi. E quindi questo è, non vedo tantissimo, non vedo l'ora. Praticamente oggi a cena mi mangio due sufficini
con un paio di crocchette, tanto per mangiare qualcos'altro. Oggi cucina mia mamma perché io sono in ferie. Mia mamma è molto sexy. Saluta YouTube. Ciao. A posto. Sono una YouTuber, mamma non lo sapeva. YouTube. Io sono. Sei stata contenta del regalo di regalo e basta della caffettiera o caffè? Yes, 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 sì. Questa è più pazza di me. Ok, io penso di lasciarvi qui. Penso di lasciarvi qui. Ho cambiato cover perché quella al libro blu che avete intravisto quando vi ho fatto vedere allo specchio che avevo cambiato maglia. L'ho cambiata e l'ho messa quella normale, non al libro, perché volevo cambiare, basta. Volevo cambiare. Sì, bello lo sfondo. Non vedo l'ora che mi arrivino i pennelli, non vedo l'ora. Comunque, io ora vado a finire di parecchiare e di cucinare. Dopo non vi la, io vi saluto qui perché non penso di fare altro dopo. Quindi non vi registrerei nulla, quindi vi direi direi di salutarvi qui. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al mio canale, attivate la campanellina. Qui vi lascio i nomi di Instagram, quindi se volete seguirmi anche su Instagram vi aspetto. Perché lì sono più attiva ovviamente, perché faccio delle stories, quindi sono comunque più attiva di qua. E niente, lasciatemi un like se vi è piaciuto il video e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!